Martedì 21 marzo, sono le 7:30 e 25 secondi. Iniziamo una nuova giornata in compagnia dell'informazione regionale curata dalla TGR. E noi vi presentiamo un eccentrico artista torinese, Massimo Sirelli. Pensate, ricicla oggetti buttati via per farne dei giocattoli, dei robottini che poi diventano dei preziosi amici. L'ha conosciuto per noi Alberto Gedda. Ha già le sembianze di una mucca in qualche modo. Devo solo capire come effettuare il montaggio. Una latta, una vecchia pentola, il gioco è fatto. Il robottino è pronto per essere adottato, per tenere compagnia e soprattutto per dare una nuova vita ad oggetti ormai destinati alla discarica. È l'idea, curiosa ma educativa, sviluppata da Massimo Sirelli, giovane artista torinese che ha fatto dei robottini inanimati dei preziosi amici. Siamo abituati a comprare e buttare, a prescindere se quell'oggetto ha raggiunto, no, la sua fine vita. Io ricordo questo aneddoto, questo modo di dire della nonna che era, se non fosse rotto, era ancora nuovo. Ma è rotto. E quindi non aggiustiamo più niente. E una cosa finisce troppo in fretta. Ma quelle cose sono cariche di ricordi, sono cariche di vissuto. E i robot in qualche modo rimettono a nuova vita questo vissuto e queste storie, questi ricordi. Robot che non sono semplici pupazzi, assemblaggi di più materiali o oggetti, ma che in qualche modo hanno una loro personalità, che raccontano ciascuno una propria storia. I robot sono sempre stati nel mio immaginario, passione adolescenziale, il meccano. I trenini elettrici piuttosto che i robottini a molla. E quindi prendere degli oggetti di scarto, di ferramenta, cose prive di valore, metterli insieme e dargli nuova vita è il mio ambito di ricerca. Così Sirelli gira l'Italia a raccontare questa storia e a dimostrare che si può riciclare non soltanto per dovere civico, ma anche per divertirsi insieme, per giocare, creare. Ho fatto laboratori con i bambini nelle corsie degli ospedali, lavorando sui letti con i bimbi, oppure in posti più accademici, come Accademia dei Bambini a Fondazione Prada. Cosa ho insegnato loro? La prima cosa ho insegnato il non perdere la capacità di immaginare, perché io sono un uomo adulto che gioca come un bambino, che vede gli oggetti e negli oggetti ci vede nuova vita, ci vede qualcos'altro e costruisco storie. Io ho visto dei papà, dopo il mio incontro, dopo i miei laboratori, inviarmi foto di attività di making robotico, con i loro bambini. Quello è l'insegnamento. Cioè, io ho dato loro un input per creare e riciclare gli oggetti a casa. Ma soprattutto ho insegnato un momento di gioco e di condivisione, che forse sarebbe mancato, e riciclano, giocando. I frutti del riciclo vanno lontano, i robottini sono dati in affidamento da Sirelli a quanti li richiedono, motivando la loro scelta. Così ce ne sono in Italia, in Scandinavia e in Arabia. E pensare che erano da buttare via come rifiuti. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.